Anch'io ti devo dire una cosa. Una rosa è una rosa anche se essa sia bianca o rossa. La quiete prima della tempesta. Le note del pianoforte che aleggiano nell'aria. Le scale percorse da André con lentezza. Una serata qualunque. Il vassoio che luccica, il sorriso di lei, la gentilezza di lui, la buonanotte sussurrata con voce stanca, quasi rassegnata. Poi la deflagrazione, nella mente, nelle orecchie, nel cuore di André, potente, devastante. Congedato, liquidato, annientato, dopo 20 anni di devozione assoluta e di affetto sincero. E forse uno dei momenti più delicati e drammatici della serie Lady Oscar, la decisione della protagonista di continuare a vivere come un militare solo per soffocare i suoi sentimenti e il desiderio di amare e di essere amata. La frase di André che sa di verità: una donna resta una donna, una rosa non sarà mai un lilla, la commedia deve finire. La rabbia di Oscar che esplode, punta sul vivo, perché in fondo lei sa che André è nel giusto, che André discerne, che va oltre le apparenze, che legge dentro di lei, da sempre. Oscar però ancora non sa che André è un uomo innamorato, esasperato, sempre più solo. Fotogrammi che parlano senza parole, lo schiaffo sonoro di lei e il gesto di un uomo disperato che brancola nel buio per un attimo infinito. I polsi sottili stretti con un rumore sordo che presagisce il dramma, il silenzio, il bacio rubato. Per 20 anni ho vissuto con te e ho provato dell'affetto per te, solo per te. Io ti amo, Oscar. Credo di averti sempre amato. Dopo le lacrime, la disperazione di entrambi, l'accorata richiesta di perdono di chi, pur amando, ha sbagliato. Eppure, incredibilmente, l'amore tra Oscar e André rinasce da queste ceneri, come l'araba fenice, da questo strappo reale eppure emotivo, metaforico, che fa cadere i veli e fa assumere a quel sentimento una forza nuova e dirompente, perché sarà un amore forgiato nel dolore, sanato dal perdono reciproco, lui per aver usato troppo e lei per non aver compreso una passione così grande. Le onde del mare cancellano risentimenti e paure, e il vento dell'inverno suggerirà nuove consapevolezze e avvicinerà due anime che da sempre si erano appartenute.